Felice! 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 Ti avevo pregato, ti dovevo chiamare io. Mi stavi rovinando la sorpresa. Ma tu mi avevi detto 5 minuti, hai capito? Invece sono già 3 ore e io devo partire! Devo partire! Uè, ma guarda quanto è bollella che la pacchianella! Ma che, scusa, ci conosciamo io e te? Non fare spiritoso con donna di pulizie, per favore! Signorina, io non sono signora di pulizie. Signor nonno, poca confidenza, sono già impegnata. Scusi, ma non aveva detto che suo nonno era morto? Ok, morto, che morto? Io devo vivere oltre i 99 anni, mi devo godere i soldi vinti con la schedina. Quale schedina? Questa, non ti ricordi, Cocu? Che cos'è? È la schedina che tu mi hai dettata 13 anni fa. L'ho giocata tutte le settimane, tutte le domeniche, perché ero sicuro di vincere. E infatti, l'anno scorso ho vinto 12 miliardi di lire. Complimenti! Ah, mo ti piace o non, pacchianè? Comunque stai tranquillo, Cocò, io ho dato tutto quello che ti spetta a mio nipote e si tratta di 2 miliardi di lire, dica lire perché a me l'euro non capisco, non me ne trovo. Comunque scusatemi tutti quanti, io devo andare via perché sì, ho sposato Rovincas e adesso andiamo in viaggio di nozze! Ciao! Andiamo alle bananas! Signor nonno, le serve la donna di servizio! Ehi, grazie capito! Ma la femmina mi smette a fare pulizia o no? Dipende da quando ce n'ho. È una questione di dignità. Signor Cocuzza, ma credeva davvero che fossi diventato un delinquente? Come si dice, chi nasce quadro non muore tondo.